la Palestina è la terra promessa, la terra santa. Un fiume, il Giordano, la attraversa tutta, dal lago di Galilea fino al Mar Morto. Su questa terra Dio ha tracciato i suoi sentieri per venirvi ad abitare. Da quando le legioni romane di Pompeo hanno occupato Gerusalemme, la Palestina ha perso la propria libertà ed è divenuta disse ad Abramo: lascia la casa di tuo padre e mettiti in cammino verso la terra che io ti indicherò. Uno stato sottomesso a Roma. L'amministrazione è affidata ad Erode, re dispotico e crudele. Il popolo di Israele vive nell'ansiosa attesa della liberazione. Nazareth è un villaggio di poche casupole che sorge sui colli di Galilea. La gente nutre la sua speranza in una liberazione è venuta. Aspettate con fiducia il giorno della vostra liberazione e osservate quanto è prescritto dalla legge di Mosè. Cercate di non discostarvene mai e ricordate solo questo: con ogni diligenza dovete sempre amare il vostro Dio. Vi abita anche una giovane di nome Maria. Maria e Giuseppe sono fidanzati. Secondo la legge ebraica, il fidanzamento si celebra in forma religiosa. Un giorno l'angelo del Signore appare a Maria. Ti saluto, Maria. Il Signore è con te. Com'è possibile questo, dal momento che io sono vergine? Lo Spirito Santo verrà su di te e l'Onnipotente Dio ti avvolgerà come una nube. Questo è il tuo bambino. Vedi, anche Elisabetta, tua
alla sua età aspetta un figlio. Tutti pensavano che non potesse più avere bambini, eppure è già al sesto mese. No, sarà santo, figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, alla sua età aspetta un figlio. Tutti pensavano che non potesse più avere bambini, eppure è già al sesto mese. Egli ti ha colmata di grazia. Abita Giuseppe, il falegname del paese, un uomo giusto, discendente di Davide. Ufficiale un anno prima del matrimonio e costituisce già un vincolo. Il Signore vi benedica tutti. La luce del suo volto risplenda su di voi. La sua misericordia vi doni la pace. Benedetto sia il Signore che ci ha dato la sua legge. Abita Giuseppe, il falegname del paese, un uomo giusto, discendente di Davide.
lettura dei libri santi che rivelano le promesse di Dio. Il giorno in cui il re Messia verrà per il suo popolo di Israele, proclamerà che il giorno della redenzione è giunto per quelli che hanno avuto fede in Dio. È scritto: levati e splendi, poiché finalmente la tua luce